ciao a tutti, video vlog giorno 29. Sì, 29. Siamo a Dongola 29, vero? Sì, 29. Siamo a Dongola, siamo appunto nel mezzo al deserto dell'Ugan. Abbiamo trovato appunto questo campeggio e ci siamo fermati. Abbiamo approfittato appunto della sosta di oggi per fare tutto il tagliandino col cambio olio. Sta smontando tutto, almeno ripartiamo e siamo tranquilli. Ci scarichiamo anche un po' i borsoni e tutto. Sono già troppo carichi. Ho cambiato tutti i filtri della benzina, tutto di tutto. Tutto quello che avevo ho cambiato, almeno si parte un pochino più leggero. E nulla, oggi sono a conoscenza che bisogna pagare ulteriori soldi per appunto il visto del Sudan. Perché visto che ci danno, che rilascio inizialmente di $50 a testa, neanche poco, è valido solo 3 giorni, poi devi ritornare insomma nelle città locali e ripagare altri soldi per avere diciamo un'estensione del visto. Si capisce nulla sto Sudan. Quindi lui è aperto solo di mattina, ovviamente domani mattina facciamo quello e poi ripartiamo subito. Come potete vedere ho scelto un bel posto per fare il tagliando, mi sono messo al sole. No, perché Marco è furbo, gliel'ho anche detto, gli ho detto guarda che arriva il sole, no, pacco, guarda che bello. 3 ore di lavoro al sole. Io lo lascio fare. Cosa altro dire? Ah, poi c'è il tipo di questo campeggio, è un coreano che si è trasferito qui con la famiglia, una sì. Persona di quelle che fa la raccolta differenziata. No, brava persona. È carino il campeggio, però guardate. Cioè il campeggio, Bellissimo. È tipo la nostra stanza è qua, sono stanze in comune, sono 10 letti, ci sono 2 ventilatori. No, è carino. Poi c'è il bagno che è là in fondo. Ci sono 3 bagni con doccia. Ah, oh, carino, dai, non è male. Almeno siamo tutti qua, tutti assieme. Assieme anche a Steve, col Defender. Con sto robo gigante, guardate la tenda. Questa si chiama figata. Sono riuscito a far incazzare anche questo tipo super mega che, quel karma, tranquillissimo. Passato di qua e ha visto tutto l'olio per terra. Cioè, l'ho ricoperto di sassi, ma mi è cascato l'olio per fare il tagliato. Quindi è passato, si è fatto, non c'è in gioia, Arrivo qui e mi ha buttato a terra una fanica grossa. Ah, sì? Le cose mentre gli voleva scendere. Intanto devi farlo fuori. Ho capito che tu sei naturalista, però se rimango a piedi, sì, fuori nella sabbia. Se rimango a piedi, poi mi viene a prendere lui. Stacca la fava, pulisce $10 a notte. Vabbè. Un po' di sporco glielo posso anche fare. Sporco? Che poi sono sassolini del cazzo. No, perché ora l'ho coperto, la scavo l'olio, un coglione, sai. Vabbè, comunque siamo qui, fa un caldo alla Madonna. Che si fa caldo, una cosa impressionante. Non avete idea, guarda, il caldo che c'è in Italia proprio. Abbiamo fatto una traversata, fate conto che a mezzogiorno ci siamo dovuti fermare, si è trovato un baracchino. Mezzogiorno, erano le 2. Le 2? Erano le 2, stavamo morendo. Ci siamo messi all'ombra, a me mi è venuto il mal di testa e c'avevo tipo 6 quei febbroni istantanei. Ci siamo dovuti fermare, ci siamo addormentati tutti, perché ci siamo addormentati tutti. Sì, sì, ci siamo svegliati e poi siamo ripartiti, una cosa improponibile viaggiare. Poi sei ripartite alle 3, sei arrivate qua alle 7. Che ora? Sì, alle 7 più o meno. Sì, più o meno, sì. Ma comunque dai, il paesaggio è bellino, dietro, è bellissimo, dietro ci sono tutte le palme, poi le persone sono veramente brave, sono ospitali, comunque, vi salutiamo, ciao. Ciao.